ripresa tutti quanti. Oh. Va bene così un poco. E non tenere sto fiocco sempre cazzato. Ah. No, lascialo così, Franco, lascia, sta bene. Sembra ingazzato. Sta sempre ingazzato sto fiocco. No, è meglio, Franco. Sì, è meglio. Io la randa l'ho lasciata un po', ora ci godiamo un po' il mare. La randa sta riposando un po'. No, no, a me mi piace avere stonde qua, ma se fossero un po' più grandi sarebbe più bello pure. Sì, sto riprendendo. No, io no, devo mettere uno specchio lì sull'albero, in maniera che vengo anche io riflesso nello specchio. La prossima volta c'è la telecamera un po' all'albero, però. Sai che sfizio? Una telefonata, va bene. Ci vogliamo raggiungere, questa qua, questo barchino di figli di papà qua. Questo qua, quello è un catamarano gigantesco, questo. Mamma mia, è incredibile! Che cazzo fanno? Voglio andare a vendere le collanine ai turisti del transatlantico. Ti vuoi divertire un po' a vedere su che cosa stai? Sì, sì. Vai vicino all'albero, mettiti in piedi con i piedi su quella barra di nera qua avanti. Ti tieni all'albero, ai cavi. Guarda che questo qua dove si sta tenendo Franco è tranquillissimo, regge l'albero e tutta la navigazione. Da lì io mi arrapo. Così ti rendi conto dove stai. Chiaramente tieni presente che le onde io cerco di stare tranquillo ma ci sono, Quindi. Sì, tranquillo. È uno sballo, guarda. Io quando il mare è proprio una tavoletta mi metto in piedi sulle panchine. Col timone ci arriva. Sembra effetto Gesù Cristo. No, ma da qua tutto è bello, guarda. Si è lavato, dai, si è lavato. Più al centro, visto? Diciamo che quella barra all'avanti che giustamente chiedeva tuo figlio l'altra volta a che cosa serve tua figlia, quella ti aiuta molto a capire se come stai, perché sennò con le onde è facile che perdi. E diciamo... E diciamo che di norma noi stiamo sopra il vento, cioè da dove viene il vento. Se l'imbarcazione fa così va sempre bene, se fa così no, quello devi stare proprio con gli occhi puntati, dice perché mi sta facendo così, non va bene. Cambia rumbo totalmente, sposti il peso. Se il vento viene di là, l'imbarcazione fa così, c'è qualcosa che non sta andando bene, no? Che te ne capitato? Certo, col timone la dritta, perché guarda, se io adesso, vedi con i pesi come stiamo, se io adesso metto faccia al vento, vedi che adesso, vedi siamo più poi pigiati a sinistra?
benissimo, io col timone punto un po' di là, andiamo anche un po' con un filo più veloce, però la pressione che fa la vela qua raddrizza, fino a quando andiamo più spediti, Vento dove saranno 15 nodi adesso? Queste raffichine sì, più o meno. A 20 non ci arriva. Allora, andiamo in posizione di combattimento? Vai, faccio una ripresa. Guarda, faccio pure una ripresa mentre sei al timone, guarda. Questa scorta qui. Sempre a portata in mano. Poggiatela sul ginocchio, senza tirarla perché la tiene bloccata. No vabbè, io gli ho detto di puntare ai barchini lì perché sennò andiamo troppo. Se qualcosa non ti piace puoi mettere anche la mano su questa barra qua, che è più. Lascialo, sì, lascialo in mano. Punta più di là. Come punti al controvento, così stai tranquillo. Altra cosa da stare sempre pronti, il colpo su questo così la liberi. E allora non c'è più tutta l'energia della vela che sta facendo qualcosa che magari in quel momento non ti piace. C'è un'inquadratura pure di là, eh. Dai una tesina appena appena, pigliati 10 centimetri. Sempre guardando avanti questa operazione, non devi guardare qua. Cosa? La raccolgo io. Ah, questa? Ok. Se vedi che vai troppo veloce, vai un poco, punta un poco verso il vento e tranquillizza. Fai questo esercizio proprio di tranquillizzare e poi prendi un poco meglio il vento, sensibilità alle onde. E fine su, piglio. Ok. Posso andare a prua? Posso andare a prua? Un poco da qua che c'è troppo peso avanti. Se il mare era un po' più tranquillo, buttavamo un po' alla lenta. Io l'altra volta, no, quando andammo a Matarò, mi misi qua, con telefonino GPS. Con GPS, tutto quello della navigazione, ma lo sto barando. Solo che l'iPhone bagnato, il dito bagnato, non lo so che cazzo è, freddo, forse nella mano fredda. Devi mettere una funzione, devi sistemare tutte le cose prima di partire. Metti una funzione, vuoi andare, fai conto, a Maiorca, di là. Allora, tu chiaramente stai facendo il bordo più vantaggioso, però lui ti dice in fondo la direzione che dovresti avere. Cazzo proprio, ti dice velocità, tempi, tutti i movimenti del timone dovrebbero essere tutti fluidi. No, è chiaro che è distinto di... Ah no, di qua, no, di là, no. Perché fatti fluidi i timoni lavorano bene. Aspettiamo, facciamo cambio e ti rimetto in acqua, là. Fatto di scatto diventano dei freni nell'acqua. Ok. Fai cambio tu, passa tu di là,
vai più a monte, vai. No, no, lascialo, lascialo verso di là. Tutto al contrario, il timone. Porta di là il canale. Ok, non troppo, non troppo, poco alla volta. Ok. Che sennò se non tiene il vento il catamarano affonda tutto. Ok, facciamo cambio, vai. Lasciami il timone, passa tu vicino a Franco. Ok, ok, ok. Te lo dico subito. Allora, la cima è tua? Aspetta. Sì, sì. Aspetta, mi tolgo pure io dalle palle, perché do fastidio pure io. Ma io penso che è il contrario, perché... No, no, no. Oh, oh, acchiappati! È lì. Ma io ne sono, hai detto? L'una e mezza. Faccio l'una e venti, potrebbe sempre darmi che prima. Ah, ok, ok. Vedi un poco, dovrebbe stare qua su. Dammi pure il giubbotto. No, no, è già azzeccato, è già azzeccato. Thank you very much. Vabbè, quindi il viratino prima ce lo siamo fatti, hai visto? Non aspettavo più fredda, io mi aspettavo molto molto fredda. Ecco, è stato lui che è entrato prima a lasciare un po' di... Ah, ecco, giusto, sono io che ho condizionato. Senti, ma queste onde normalmente sono tutto l'anno. No, questo d'inverno ti hai scordato. Il mare così è estivo, non è invernale. L'inverno com'è? Schifosamente caldo. Vabbè, però per imparare va benissimo, per prendere confidenza. Perfetto, una volta in Franco siamo dovuti tornare con la pagaia, tu. Cioè, da incazzarsi neri. Ma guarda, proprio con la vela, con le mani, no? Che incazzatura, guarda. Mamma mia. Ma pure un'altra volta sono uscito con un amico a pescare proprio, lui portò le canne e tutto quanto, eh? Al ritorno zero, zero, zero. Eppure era fine novembre. No, no, l'inverno è perfetto, certo, è un po' più freschino, la giornata non dura tutto il tempo che dura qua l'estate, però questa d'incanto. Wow. Vabbè, e poi siamo arrivati un altro posto dove il vento è forte, lo sai? Che vogliamo fare? Ci vogliamo fare una sgroppata qua, andiamo invece verso la costa. Vabbè. Allora, tutti ai posti di combattimento? Già iniziata la musica. Ok, allora, la cima tua, Cristian. Vai? Dai, qua in fila. Ok. Cristian, è tuo?
Vabbè, andiamo a vedere che succede. Eh no, sto andando così, lo pigliola così in braccio. Secondo me è meglio mollare il sinistro, no? Che il sinistro è spento, dico. Aspetta che lo pigliamo verde e te lo cazzi piano piano. Questo. Però il vento non è quello di prima, eh? Ha avuto un momento di tranquillità. Minchia come tira, oh! Abbiamo perso l'altra volta la cima, eh! Sta tutta dietro! Tu, eh? Sì! Ok! Facciamo sta poppa? Tutti centrali, dai! Fino a poppa molla, Franco! Vai, vai, Cristian, vai! Ok, equilibrati, vai, stiamo bene ognuno come sta, Franco! Noi dobbiamo stare centrati! Ok! Cambia la scossa, no? Ti conviene a sinistra, quindi se riesco a tenerla è meglio tenere una vela a una là, quindi. Oh, sembra un mare tranquillo così. Bello, bello. Che è qua sopra? Non metti fuori sopra? La sigaretta? Ma anche poppa! Ma anche poppa, va a fumare! Approdiamo! Atterriamo! Belle onde ci stanno però, eh! Ma che è qualcosa a mare là, che è la struttura a mare gigantesca? Che cazzo? Oh, vai, ci sono anch'io.
specie. L'inverno cosa usi? Lo stesso. Anche per adesso, per magari tra un mezzo questi così. Questi giacchini qua pesanti pure sono del Decathlon, sì. Ho usati meglio ancora, vai tranquillo, ah. E diciamo che poi forse pure le gambe la muta si la prendo intera, sì, secondo me è più comoda, sì. Sì. Sta bene, è stupenda. Una cosa per esempio che a me affascina è che questo cavo d'acciaio, questo nero, mostra peso, che sembra non muovete, guarda quello come sta floscio. Quando navighi sull'altro bordo, quello diventa tesissimo, questo floscio, quindi questo poco del movimento dell'albero. Quando sta fermo il catamarano si sembrano tutti e due tesissimi, Questo per, non lo so, a me affascina questa forza gigantesca che sta in gioco. Gli americani ci scrivono pure, mi raccomando, non toccate linee elettriche. Col balandero. Sì, cioè, ci sarà andato, diciamo. Adesso ricarico il telefono. Questo che è un io devo trovare i catamarini. Il centro olimpico, ma quello è il centro olimpico, sta là. Che ci dovrebbe essere il tipo a cui detti un rimorchio per portarlo. Un ragazzo americano, che secondo me è un bel tipo. Franca, vuoi fare sta telefonata? Guarda come sei asciutto, guarda. No, per dare a rosa lo spizio che viene, che noi stiamo... Se no la faccio io, mi metto in piedi qua. No, lo spizio di dare a rosa, lo spizio che lei viene, noi torniamo, perciò io dicevo. Però se stiamo tornando adesso è uguale, non ce ne frega proprio. Vedi, io sto navigando asciutto, guarda. Nonostante le onde, il vento, tutto quanto, guarda qua. Guarda, neanche una gocciolina, guarda. Che vuoi fare? Ehi! E chiama tu, anzi tieni di. Le mani così all'aria, si asciugano subito. Guarda che faccio, se ci fosse credo che arriverei ad amarti. No, la deve accendere, È mia, è mia. Sì. Una luce stupenda questa. Non fa le riprese quando sta il sole nella vena, viene una luce bellissima.
qua, però al di qua, no? Ci vogliamo scendere al di qua. Se siamo bravi a zombare, cominciamo a vedere verso la riva che succede, no, però io punto solamente come prima, a te ti passa il fiocco dall'altra parte, no? Il carrello lo apriamo. Pi. Oh. E ci accostiamo tranquilli. Giusto. Vediamo se troviamo il ventarello giusto. Conception. Sì. Ma sulla spiaggia stanno onde grosse. Il fatto sai qual è? Che l'altro lato è più riparato dalle onde, fra. No, perché io vedo qua che stanno belle onde sulla spiaggia, vedi? Ma di niente, vediamo. Andiamo di qua. Ah no, ci stanno, guarda se sbaglio giù. Ci stanno, eh. Vabbè, allora andiamo, facciamo i cacciottieri. Vabbè, lascialo, Franco, non fa niente. Tanto io bene o male, mo tra poco torno, vabbè, torno un'altra volta. Anche perché poi in effetti, pigliandocela larga mo poi per arrivare alla spiaggia, cioè arrivando da sud, arriviamo pure più forte, perché io vorrei vedere... dai, fammi giocare! La boa! Andiamo alla boa! Sì, andiamo dall'altra parte, da quella da dove siamo usciti. Ah, stavo puntando la boa, perciò. Sì. Ah, gli passo da fuori. No, ma io e Franco agli scogli ci siamo arrivati. No, non per volere. No, ma se le pale del timone stanno alzate, sei così leggero che non è che fai danni o che. C'è una viratina attorno a questa boa. Non ti piace? Entrare dentro tra gli scogli. Andiamo. Fatto Franco, io vedo tra le onde troppo. Il sole fa. Anche l'acqua salata. Per mare, sì.
qualche onda. Sì, vorrei provare. Non so il vento mardi, o se la scogliera che vuole fare. Vediamo. Franco Russo che si cimenta con il fiocco, ti raddrizzo io, ecco qua, ok. Vediamo così come va. E poi alla fine cambiamo pure il bordo qua, fra, perché mo per avvicinarci pure la randa cambia. Io penso che più di così non so se c'è. Io il carrello sto tutto aperto qua. Che elegante. Ce la vedi già? Marone, guarda il stondo, bravo. A me il stondo no. Vedi, cazziamo un poco, dai che non posso. Dall'altra parte. Hai visto? Vai, vai. Ok, perfetto. Meglio del qua, dai che ci arriviamo un po' più energici. E un po' più floscino, bravo. Io allentato pure, vedi, sto proprio bello floscio floscio. Ma noi dobbiamo andare qua adesso, no? Così. Fuori? Allora vado dentro, ok. Vedi che poi se facciamo un'altra strambata, Ok. Lascia, siamo bene. Che eleganza, ragazzi. Rosa! Vai, cazziamo, Franco, cazza che ci arriviamo belle e stai pronto a scendere, a sommare via. Sono cazzi loro. Via tutti a scendere, Sì, vai, che si tocca. Tagliano l'onda, vedo? Non ti preoccupare a spingere, spingiamo noi, capito? Che momento, si stanno. Stringi il cuore, stringi il cuore, fallo tagliare l'onda. Che non spacca lo scafo, vedo? Allora, aspetta. Frango i timoni. Penso che dobbiamo tirare noi. Simone, Franco. Andiamo qua. Ok, Franco, devi tenere il timone? Io e lui stiriamo. Aspetta. Pure scomodo, vedi? Pronti? 1, 2, 3, via! Okay. Aspetta! Pronti? 1, 2, 3, via! Oh.
calda, fai peso sulle gru, poggiate sulla gru, aspetta, tanto se ce la facciamo, vieni. Sì, perché Rosa fa peso sulla prua, da qui forse. Faccia il vento! Ok. Ok. Oh, già! Spegni, si è accesa la luce.